non ti lasceremo mai. Ai, 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 basta andare, forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. Amici di Radio Sport, è tutto pronto per il calcio d'inizio dello spareggio. Promozione per la seconda categoria tra Aurora Montano e Valsoldese. Pubblico delle grandi occasioni con oltre 200 spettatori qui sul campo neutro di Maslianico. Le squadre stanno entrando in campo. Vai supplementari, Chi è che l'ha calciato? Sette. Andi la foto, dai, tu. Fate la foto, hai fatto di calciato, stavo giorno. Thank you.
continuamente. Eccoci qua come protagonisti, Laurare promosso in seconda categoria per la prima volta della sua storia, 44 volta. Anni, mister. Mister, partita com'è? Partita tirata, sofferta perché comunque abbiamo giocato contro una buona squadra, buonissima squadra. Avete sofferto un po' all'inizio, poi dopo invece siete cresciuti, bene, controllato, 3-1 meritato mi sembra. Mi sembra anche a me, anche di sì, perché abbiamo giocato bene veramente. Anche chi è entrato ha dato l'anima per conseguire questo risultato, perciò siamo contenti di tutti. E tua figlia che è il direttore sportivo invece cosa da dire questa stagione? No, mi dispiace, non ce la faccio. È una gioia indescrivibile. Anche per me, esatto. Ho un'emozione fortissima, sono contentissima perché finalmente ce l'abbiamo fatta. E io altrettanto. Press, lavorare in seconda categoria. Mister, tornando, dove l'hai vinta questa partita, mister? Dai. Ma io direi tutto l'anno, forse, perché comunque l'impegno di tutti i ragazzi, del Preschi, anche se tante volte magari non era presente, noi sappiamo che lui è presente, sappiamo che è presente. E oggi hai detto qualcosa ai ragazzi in modo in particolare? Gli ho detto ragazzi andiamo a vincere. Quando si è partito sotto, che loro hanno subito molto aggressivi, hanno segnato subito, avete rischiato tanto, e poi dopo cosa è successo? Ma niente, probabilmente si sono resi conto che non stavano giocando, non erano tranquilli, si sono tranquillizzati, si sono sistemati anche un po' in campo e abbiamo ricominciato a macinare. Comunque io vedevo anche in altre partite che comunque anche quando andavamo sotto andavamo a riprenderla se volevamo. Hai qualche dedica speciale per questa vittoria? Vuoi ringraziare qualcuno? La squadra. Grazie mille, grazie Press. Secondo mister. No, volevo dire che ne è passato da questi punti quando, ritornando su sto campo, 7-8 anni fa, mi ritrovavo in panchina da solo ed eravamo una società, insomma. Da solo ad allenare la squadra? Panchina, perché sennò non c'era nessuno in panchina. Per cui anche l'allenatore doveva entrare a giocare. Invece negli ultimi anni con Mister Dato è stato fatto un lavoro eccezionale. Una svolta proprio mentale anche del gruppo e con la base del gruppo, grazie ad Andrea, Maurizio e ad Alfredo, proprio creando quel gruppo alla fin fine, perché non dimentichiamo che a parte dopo la pausa di Natale che c'è stato un attimo di sbandamento, eravamo rimasti alla fin fine quasi tutto il campionato in testa. L'anno scorso eravamo andati vicini, però è stato l'anno in cui diciamo si è preso consapevolezza forse delle forze che potevamo avere. Adesso la finale di terza contro l'Oratorio Merone del tuo amico Ruggero Fiorella, esatto, che si augurava di sfidare l'Aurora perché vi conoscete. Io sono di Merone, siamo cresciuti insieme, oltre ad essere un amico proprio perché all'infanzia l'abbiamo visto insieme. Ho visto fare il campo, proprio non esisteva, quando c'è stata l'inaugurazione ero ancora un ragazzo del campo centro sportivo, per cui è maggior ragione per fare insieme a loro la finalissima. Grazie mille, complimenti ancora, bravi ragazzi, bravi tutta l'Aurora. Ciao, grazie.